Salve a tutti, care amiche e amici di YouTube. Mi avete scritto di nuovo, grazie dei vostri complimenti. Oggi nell'angolo letterario vi voglio introdurre ad un autore e a un modello di scrittura molto fondamentale per la letteratura e per il giornalismo d'Italia. Infatti ho l'onore di presentarvi, anzi facciamo come sempre, amiche e amici di YouTube, ho l'onore di presentarvi niente cocò di meno che care amiche e amici di YouTube, lettori cari, ho il piacere di parlarvi di un'opera miliare nella storiografia europea e italiana, di un grande scrittore e giornalista. Terzo Reich a cura di Indro Montanelli, Sadae editore. Accata de Villo! Immo a pigliarlo. Ecco, l'opera che vi presento oggi è divisa in tre volumi e si intitola Storia del Terzo Reich. Mamma mia, quanto pesa! Sono tre volumi. Io non credo che questi libri già li potiate trovare, però quando io stavo a Roma e passeggiavo per il Lungotevere, sempre i negozi di libri usati erano pieni di questi. Quindi questo per esempio è il volume secondo, così si presenta. Volume secondo, Terzo Reich, storia del nazismo. A cura di Indro Montanelli è redatto da Luciano Dodoli e Manilo Maradei della Sadea editore. Questo è veramente molto importante, non so se letteratura di giornalismo storico, l'anno di pubblicazione non riesco a trovarlo. Ah, Copyright Mondiale 1965 by Sadea editore Firenze. Beh, sono tre volumi molto molto illustrati, molto belli per l'epoca in cui sono stati stampati, veramente sono usciti formato lusso. Oggigiorno magari la gente vuole le cose ultime, moderne, ma io lo dico sempre, si riescono a trovare dei libri molto importanti, molto illustrati, molto dettagliati, pure se si va a comprarli usati, e a volte sono in ottime condizioni, perché per i problemi della crisi o che la gente deve viaggiare, o magari che non è più interessato ai libri che ha letto tutta la vita o che ha tenuto in casa, molte volte si riescono a trovare dei libri nuovi, anche se hanno 20, 40, 60 anni, e che hanno un elevato contenuto informativo, e poi illustrazioni. Diciamo che per fare un video corto
Adesso non vi starò a elencare il contenuto di questi tre volumi, che il secondo stava dopo il primo, stava dopo il terzo. Sono un po' mischiati, a volte le cose della storia si mischiano un po', però dicevo, non sempre per leggere bisogna comprare libri nuovi. C'è un grande patrimonio nelle librerie, di negozi di libri usati. Bisogna un po' darsi da fare, girare per trovare delle buone occasioni, magari anche discutendo il prezzo, perché no. E quindi io i libri che oggi vi presento sono questi. Pesano una cifra, anche perché non so, peseranno dai 2 ai 5 kg ciascuno. Se prendono umidità pesano molto di più, però questo c'è un promedio. Ho preso giusto l'ultimo che così, questo c'ha sulle 460 pagine, quindi sono 460 pagine ciascuno, sono tre, fate un po' i conti, poi la copertina dura, però sono veramente eccezionali. Quindi oggi che c'avevo poco tempo da consigliarvi un libro, non vi consiglio un libro, non vi consiglio due o tre libri, ma tre tomi enciclopedici che sono veramente molto dettagliati, ti fanno vedere nei minimi dettagli l'orrore della politica e della guerra messi insieme. Di più che se vuole niente, soltanto gli orrori di questa crisi finanziaria globalizzata pacifica può superare gli orrori, della crisi politica, economica e militare durante la seconda guerra mondiale, magari, perché poi il mondo occidentale non è stato affettato da tutte le crisi economiche, politiche e militari dal 45 ad oggi. Sapere questo è anche sapere il passato. Se vuoi controllare il presente, devi controllare il passato. Quindi, se ignori il peso della storia, soffrirai la storia del peso nella tua vita, nel presente. Quindi vabbò, ciao, io vado a riporre questo, vado a riporre il peso della storia, e mi raccomando, leggete, che fa sempre bene. Saluti, la prossima volta spero di poter fare un tutorial più largo, ma questo oggi non lo necessita, perché tanto sono opere che parlano da sé. Seconda guerra mondiale, stavo per dire terza, seconda guerra mondiale, chi non la conosce la legge. Non sto io a parlare qualcosa che non ha bisogno di presentazione. Tanti saluti e ciao. Accattiamo sto peso, dai. Ah, mamma mia, mi uccide. Ah.